questa barca non avrebbe bisogno di commenti, perché è talmente bella che ogni parola è superflua. È vero, Alessandro? Fermo. Adesso ci racconterà qualcosa Alessandro, che è l'armatore da quanti anni? 53 anni. Il gioiellino in questione si chiama Santander. Stiamo vedendo gli interni, ma non fate caso al disagio che si percepisce, perché ovviamente è un cantiere, perché l'armatore, come ogni anno, tende a perfezionarla, migliorarla, manutenzionarla, e qui è tutto legno, ragazzi. Una barca di 60 anni, armata da 53 anni da Alessandro, prima di Alessandro una famosa navigatrice inglese, Mary Blewett, e poi niente, la barca è stata costruita nel 57 all'isola di Wight, okay, sul progetto di Philip Rhodes, americano, okay, fatta costruire dall'attore che per la prima volta fece Robin Hood nella serie televisiva inglese. E da allora, dal 63, è con noi. Tre generazioni. Complimenti. Adesso ci racconterai qualcosa di più. Che praticamente è verde, rete bulbe. Questo lo apri così, no? Questo è il tavolo originale. Questo è, viene con la barca, sì sì. Perché non avendo fatto la dinette... Superbo. Questo cosino qui. E si incastra proprio nella struttura, vedi? Cioè. Bellino, bellino proprio. Molto carino, molto carino. Allora Alessandro, stiamo parlando di questa Santander. Esatto. Che l'unicità, mi dicevi? Niente, la cosa rara da trovarsi è che sia per tre generazioni nella stessa famiglia, quindi dal 1963 nelle nostre mani, prima di mio padre, poi mie, prossimamente spero di mio nipote. A questo punto, esatto, la barca ha avuto pochissime modifiche, la più importante di tutte quante è l'aver cambiato il timone, la timoneria da ruota a barra, perché la signora precedente proprietaria era la segretaria generale del RORC, del Royal Ocean Racing Club, navigatrice di Illingworth, insomma una persona più che blasonata nauticamente. E volendo fare le regate, la barra è molto più sensibile, ti dà una sensibilità che la ruota non ha. Quindi questa è la sostanziale modifica che è stata fatta. Altre modifiche, è stato messo un motore un po' più grande, che coi tempi nuovi era necessario. Era benzina, 15 cavalli, per fare le manovre in porto, insomma non passava i 2 nodi e mezzo. Insomma Alessandro, una barca non indifferente, ma mi dicevi anche un'altra piccola particolarità questa barca. Beh, insomma, è stata protagonista di più di un film. Uno, Colossal, americano, lancio in Europa di Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, che è il talento di Mr. Ripley. Caspita! E abbiamo girato a bordo per 1 mese e mezzo, tra settembre e ottobre, e fu un bel lavoro. Poi precedentemente era stata usata per un altro film di minor livello, Zuppa di pesce. Ah, come no? Un film italiano, e poi per alcuni spot pubblicitari. La barca da sé è molto carina a vedersi, insomma, in qualsiasi porto, qualsiasi baia uno passa. È molto richiesta anche. È molto richiesta. Ce l'avrai a sì, bordo, sì, no? Qualche ospite ce l'ho, appunto, persone. Non ho la stessa clientela di un Beneteau. Cioè, immagino. Per cui qui devi amare il calore del Coppale al tramonto. E, sì, poi e io l'idea. Mi prometto di rivederla questa barca, di riprenderla una volta che è in acqua ed è pulita. Esatto. Ci rincontriamo. Un po' di sua rapina, e quindi sì, ha un suo parco di amatori, diciamo, che negli anni, sono 28 anni che mi aiutano a sostenerla. È un progettista che ha realizzato
tra le più belle barche e importanti della Coppa America. Anche, sì, è un progetto direi blasonato, insomma, sì, così come il cantiere di Clark che l'ha costruito all'isola di Wight, ad East Cowes. E recentemente sono stato contattato dal figlio della persona, del proprietario del cantiere all'epoca. Fantastico. Che la vorrebbe rivedere, forse anche comprare, chi lo sa, ma... Mi piange un po' il cuore, Il cuore sicuramente mi piange, difficilmente troveremo un accordo, anche perché le energie ci sono ancora ed è talmente bella da navigare e da apprezzare che è difficile liberarsene. Quindi Alessandro, progetti per il futuro, facciamola navigare ancora un po', no? Facciamola navigare ancora e tanto, insomma. Io negli ultimi anni ho fatto non meno di 3.000 miglia a stagione estiva. E quindi in Egeo, no? Sempre, diciamo, da 6 anni in Egeo e prima su e giù per il Tirreno, Corsica, Sardegna, Baleari, okay. Tunisia, Nord Africa. Insomma, è conosciuta nei porti e nelle rade. E grazie Alessandro veramente per averci rilasciato questa breve intervista, ma efficace. È un piacere comunque parlare della mia barchina. E buon vento, ci vediamo presto. A presto. Ciao a tutti!